regalare qualche momento di serenità a bambini che dovranno passare il Natale in ospedale. È per questo che il comune di Larciano ha acquistato alcuni libri donandoli al reparto di pediatria del San Jacopo. È solo un piccolo gesto che facciamo come amministrazione comunale di Larciano, rivolta insomma ai bimbi e a tutto il personale sanitario dell'ospedale di Pistoia e della pediatria. È un gesto d'amore e di vicinanza per chi soffre e chi è in difficoltà. Ogni anno noi cerchiamo ogni Natale, di essere vicino alle persone che hanno più bisogno. In questo periodo sono state numerose le iniziative della popolazione della nostra area geografica nei confronti dell'ospedale e della pediatria in particolare. Quindi, al di là della utilità e dell'importanza di questo ulteriore dono da parte del Comune di Larciano dei libri, è proprio il segnale di attaccamento all'ospedale e alla struttura che è la cosa che io vivo con la maggiore soddisfazione, perché vuol dire che c'è la percezione che l'ospedale è un qualcosa che appartiene al tessuto sociale della nostra zona. Tempo fa il vice sindaco appunto mi chiamò esprimendomi la volontà di fare questa donazione al reparto di pediatria, lo misi in contatto con il primario. Penso appunto che siano gesti importanti in un reparto che ovviamente ha un particolare valore per il nostro territorio. In questi anni, grazie all'attività appunto di questo reparto, dei medici, degli infermieri che voglio ringraziare, noi abbiamo potenziato l'offerta ai servizi pediatrici con la guardia medica pediatrica nei festivi al San Jacopo, che è stata la prima città della nostra ASL centro appunto a avere l'attivazione di questo servizio, con un pediatra di famiglia che appunto svolge l'attività nei giorni festivi. Era una richiesta che ci hanno fatto 1.500 genitori. Noi l'abbiamo recepita, insomma la nostra attenzione sulla pediatria va dalla guardia medica pediatrica nei festivi fino a questo, al gesto appunto di oggi, che può sembrare piccolo, ma io penso sia molto importante e significativo.